Ehi la ciurma, io sono Marsetess e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Allora, prima di andarcene qui da Ribe, avevo intenzione di vedere con voi un'altra cosa, perché se non mi ricordo, dov'è che era l'area qua? L'area delle case bruciate, no? Qua dove stanno costruendo. C'era una zona con delle case bruciate, forse qua sotto, no? Forse sì. Ok, qua dove c'era una botola, ecco questa qua, dove chiedeva in pratica di avere un numero alto di forza. Non so se possiamo rischiarcela, ma proverei a fare al massimo del save scamming. Perché si sono fermati là? No, ok, stanno andando. Sembrano bloccati. E vedere un po' se riusciamo a scoprire cosa c'è sotto questa botola. Perché boh, c'è una botola là, volete che la lasciamo là? Boh. Oh no, mo. Oh. Poverina. Il suo marito probabilmente. Che brutta fine. Comunque, guardiamo, andiamo a scoprire qua se troviamo qualcosa. Ok. Dice, bloccata dalle mura crollate, puoi scavare, ma se non hai abbastanza forza, ti affaticherai. E quindi? Ah, ok. Speriamo di non morirci malissimo, che non ci sia un agguato tipo quello dell'altra volta. Ma c'è tutta della gente morta qua. Però viene segnata come... E tra l'altro sono solo io. Ah, è stata uccisa, non è morta per il fumo. Da pugnalate. C'è un pugnale. C'è il charm. Ok, c'è dell'ambra con un talismano fatto da un bambino, probabilmente. Una spada di legno tra due bambini morti. Loro sembra che siano morti per il fumo. Cosa c'è? Ok, dei soldi. Ok, sotto c'erano degli altri soldi. Ma qua c'è anche una chiave. Una chiave coperta di grasso con un design strano. Dei depositi di Soot che non so cosa sia. È annerita da depositi di Soot. Molto strano tutto ciò. È una chiave che apre. Boh. Se torniamo su e scopriamo qualcosa di più. Però non mi pare di ricordare un punto in cui ci fosse una chiave che ci impediva di aprire qualcosa, o sì. Sinceramente è passato del tempo, per cui non sono neanche più del tutto sicuro di cosa è successo e cosa no. Ma ho spostato sul disco SSD, ma non è che il caricamento si è spicciato di molto. Boh. Non lo so. Ce l'abbiamo nell'inventario, ho detto questa cosa. Potremmo provare a parlarne. No. Non è nei. Only quest items. Ah, ok, c'è. Però non abbiamo una quest relativa. No? Oh.
Questo dei mercenari, questo della longship, questa è della tomba, le cure per Tizia, questa è nella palude, i ratti e la sparizione. Boh, molto strano, non so se occuparmi adesso dei ratti, ma come si è messi come personaggi? Allora, ok, lui ha un danno severo, lui anche, non buono, direi che ci conviene andarcene. Conviene andarcene, qual è il punto più vicino? Salviamo intanto, facciamo un quick save. Facciamo un mazza test 2. Non so scrivere, ok. Andiamo un attimo a un punto di uscita. Ah, qua sotto. Ce n'è uno qua sotto. Dove? Altera, per vedere. Ah, ok, questo. Non vedevo, ma allora adesso dobbiamo andare nella mappa e vedere un po' dove possiamo andare. Allora, le marsh sono qua sotto, ma direi che ci conviene accampare. Cioè, non è che ci conviene, siamo obbligati ad accamparci. Qua cos'è che c'è? Skerning. Ah, qua forse è proprio dove c'è la tomba. Non avrei tutta questa intenzione di andare alla tomba. Tra l'altro non siamo a... siamo... Più di un quarto è passato, non direi due terzi, ma più di un quarto è passato. Allora andiamo qua ed accampiamoci qua. Ah, è occupato, porca miseria. È una bella fregatura, se andiamo là e poi... Posso concatenare due cose? No. Andiamo là. Ad accamparci. Sì. Direi proprio di sì, perché messi come siamo non so cosa incontriamo là e non vorrei avere problemi. Allora, moderate puncture, quindi ho bisogno di lei che curi, vero? Heal. Allora, healing. Ognuno che ha dei tratti di healing può curare, ma più è bravo, ovviamente, meno medicine serviranno. Ognuno può curare una malattia per ogni shift. Questo mostra i pazienti e il rischio di deterioramento della loro ferita, insomma. Possono avere più ferite contemporaneamente. Allora qua ti dice cosa fare prima. Ok, se non le tratti, insomma. E ti indica anche quante medicine spenderai. Va bene. Questo è il costo totale. Ok, va bene. Allora, metterei prima... Me, perché ha il 60% di rischio di deterioramento per il primo shift. Poi per il secondo shift. Ah. Oh cavolo. Abbiamo bisogno di 3 shift per curare una sola persona? Pare di sì. Abbiamo qualcuno che ha... Io, solo lei, mi sa. Porca miseria, abbiamo preso troppi danni, mi sa. Abbiamo preso troppi danni. Allora, lei cuoce per avere dei buff. Ma... A lei abbiamo tolto gli shift di... Medicazione, guarding, ok, hunting è ok,
Ma la conserviamo la caccia? Chi è che conserva in questo momento? Nessuno sta conservando. Tu puoi conservare preserving. Ok. Così teoricamente. Allora dice. Asleep. Ok, non viene curato ed è grave. E io ho ancora uno shift libero. Ma che cosa posso fare? Posso fare un guard e a chi lo tolgono? Perché lui non può fare altro. Possiamo andare lei a fare hunting. E io sto di guardia. Così non ho shift saltati. Mettiamo da parte uno di carne, ma in realtà ne metteremo da parte di più probabilmente perché... possibilità 88% che portano due carne a turno. Ok. Dovrebbe essere a posto tutto ciò. Salvo il fatto che cura poco. Cura poco la nostra roscova. Lei ripulisce. Nulla. Ho suato 7 di carne. Cavolo, abbiamo preso poca carne. Perché lui ne ha trovata una. Poi ne hanno trovata una soltanto. Due razioni e ne hanno poi trovata tre. Ah, ok, meno 4 di carne ma più 2 di razioni, per cui siamo andati sotto di 2. 43 medicine abbiamo consumato nella vagonata, però adesso siamo migliorati. Tutti siamo ben riposati, ok. Però io li farei dormire un'altra volta. Abbiamo bisogno di curare sta gente, perché sennò che facciamo? Eh sì. Mi spiace, ma si è messi davvero molto male. Cioè, se è solo lei che cura e cura così lentamente. A meno che non posso potenziare. Posso potenziarti, scusami. Character and skills. Tu puoi essere più. Puoi curare più potentemente di che mai? No, utility. O passive. No, utility dovrebbe essere, no? Preserving? No, lei ha un 2 su 5 di cura. Sarà di supporto? Ah, healing, sì, ok, qua. Posso... Ad aver 100. Nulla, ne ha solo 26. Dobbiamo migliorare la situazione, di sicuro. Allora, chi può curare ancora? Allora, Slayfr rischia di peggiorare, per cui Slayfr... Non abbiamo più medicine, porca miseria! Abbiamo già finito tutti i medicinali. Abbiamo fatto mettere da parte il medicinale fino adesso. Per quel cavolo di combattimento del manga. Niente, allora facciamo qua che togliamo me stesso. Facciamo heal di gente che peggiora, tipo lui. Questo quanto costa? 10 e 8. Però, mannaggia. Dobbiamo potenziarle quello. Per forza. Ma di brutto. Untreated injury, ma non abbiamo più medicine. Due persone hanno ancora degli shift liberi, tipo Aedis. Puoi repair, no? Puoi nulla. Non può nulla in realtà lei, non abbiamo neanche cibo da mettere da parte. E tu fai del witchcraft?
Abbiamo un po' di erbe, non tantissime in realtà. E un po' di witchcraft. Adesso mi dice solo Aedis, ma Aedis non può più fare nulla perché non ha nulla. Cioè può riparare, ma non credo che ci convenga. Cosa mi chiede qua? No, due di salvage. Non voglio spendere due di salvage per della roba che voglio poi smantellare. Per cui accampiamoci di nuovo e speriamo di riuscire a fare un pochettino, di migliorare un pochettino. Tre medicine abbiamo fatto e niente. Ok, però abbiamo guadagnato 3 di carne, che buono. Però io sono peggiorato. Porca miseria. Io sono peggiorato. Quante medicine abbiamo? 11, che ci permettono di curare una sola persona. Neanche. E tra l'altro dobbiamo ripassare per forza di là. Che fregatura, ma possiamo comprare delle medicine tipo qua? Forse le ho vendute sbagliando. Torniamo un attimo a Ribe. No, no, non voglio andare là, voglio andare a Ribe. Non Aedis, ma prendiamo Roskva. Potrei in realtà prendere Aedis al posto di qualcun altro e cercare di picchiare i tizi, i ratti. Ma no. No, non mi conviene perché rischiamo solo di danneggiarci ancora di più. Dobbiamo comprare delle medicine. Ho sbagliato a venderle. Mi pare di averle vendute nello scorso episodio. Ho sbagliato. Perché ce ne servono davvero tantissime. Non mi aspettavo che ne servissero tipo 15 per diminuire di un terzo il coso. Allora, dov'era il mercato qua, in questo qua? E qua avevamo, se non ricordo male, tizio qui che vendeva roba. Ok, dai, ci siamo quasi. Vediamo un po' la situazione. Ah no, è girato il contrario, per cui forse. Your selection. Ah, lei ne ha di medicine. Quanti costa? 24 valuable, una medicina. Porca miseria. Vado a spendere tutti i valuable per le medicine. Oh, cavolo. Prendiamo 30 medicine. E che si è messi molto, 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 molto male. E anche se convertiamo quelle 28 erbe, ci va un sacco di tempo per convertirle. Mi spiace. Ma tra l'altro, qua stiamo costruendo della roba, non mi ricordo più. Folkmote rank 1 in progress. Folkmote rank 1 è questo, ok. 50 valuable weekly. Non è male. Nulla, torniamo alla campaign map. E andiamo in marcia questo giro. Anzi, mi sa nel prossimo episodio a sto punto, perché sono già passati ben 20 minuti. Per cui arriviamo qua. E io direi che vi saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, buona giornata.